My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems. Sadly in search of one step in back of themselves and the slow-moving dream. Ciao a tutti amici, sono tornato ovviamente in questo angolo di paradiso con Igor Pasin. Ciao Igor! Ciao! Grazie che ci ospiti sempre. Allora, continuiamo a parlare del mio country, cioè il country secondo l'esperienza di Igor. Eravamo rimasti al Bistrò, questo meraviglioso locale di Vicenza, dove tu ti sei trovato che da una serata che doveva essere di country per far vedere agli italiani come ballavano gli americani dentro la base, e l'insegnante è dovuto partire, ti sei trovato che o il locale chiudeva o tu dovevi in qualche modo insegnare i passi che avevi imparato all'interno della base. Esattamente. E hai iniziato ad insegnare. Sì. Divertentissimo. Era divertentissimo, però ero anche terrorizzato. Sicuramente. Parliamo degli anni 90. Sì. E mi dicevi che questo locale negli anni 92 ha raggiunto un traguardo incredibile. Sì, diciamo che c'è stato il boom del country, il primo boom è stato nel 92-93. Il locale faceva country il giovedì sera e in questo locale riuscivamo ad arrivare a 900 persone ogni giovedì sera. E io facevo il corso in preserata, c'erano circa 300 persone. Facevo un corso dove insegnavo una line dance e diciamo dal 300 siamo arrivati anche a 400 persone, 389 era il massimo. Ma domanda, nel momento in cui insegnavi, ti sei trovato ad un certo punto che hai avuto necessità, visto che avevi insegnato già tutte le line dance che avevi imparato dagli americani, a dover creare delle coreografie tue, o ancora non c'era questa cosa? Sì, c'era la ricerca di coreografie, ma non c'era ancora quella conoscenza di ballo, specialmente da parte mia che non ho mai fatto un ballo in assoluto, e perciò mi adattavo a tutto quello che potevo trovare. Attraverso la caserma facevo arrivare le videocassette dell'epoca degli insegnanti che c'erano di country in America, e la maggior parte, quelle che venivano reclamizzate all'epoca, era la nonnina di 70 anni che faceva i video per divulgare la line dance, e la faceva tutta su musica bluegrass perché c'era il copyright delle canzoni, poi veniva consigliata la canzone su cui ballava. Però le prime line dance che sono state pubblicizzate erano appunto da queste signore di una certa età che facevano conoscere i balli, anche perché l'evoluzione della line dance country, quella originale, è data in una zona dell'America dove la parte del divertimento passava non in secondo piano, in terzo piano. Non c'era una struttura commerciale per il divertimento, perciò non c'erano maestri di ballo, non c'erano scuole, non c'era niente in America, nel sud-ovest, in queste zone dove si è avuta questa cosa. I primi maestri riconosciuti sono stati nella costa est, quando la gente ha iniziato a richiedere le line dance, però gli unici che potevano divulgare le prime line dance erano quelli che lo ballavano come cultura, che un po' alla volta era cresciuto nel loro paese. Infatti le line dance come il two step si differenziava in mille evoluzioni proprio da un paese all'altro. In Texas il two step veniva ballato in tre modi diversi, e lo stesso anche la line dance era visualizzata in maniera diversa. Cambiava la coreografia, ma la musica era sempre quella, o addirittura si ballava su musiche diverse, su tempi diversi? Musiche diverse, i tempi erano quelli, c'era il tempo. Non avendo quella cultura e quella conoscenza musicale all'epoca per poter creare una parte commerciale su quella che era la musica, quelli che si approcciavano non avevano neanche la conoscenza per capire un doppio tempo rispetto... Se andava bene o no, loro sentivano la canzone e si buttavano. La differenza si sentiva tra il valzer, logicamente, che è un tre quarti, e un quattro quarti di una canzone più frequente, insomma, di quell'epoca. Le differenze erano sia musicali, come gruppi dal vivo, perché ogni zona portava avanti i suoi cantanti. Perciò se io andavo in Kansas, c'erano i cantanti del Kansas che si facevano conoscere, non c'era quella grande rete, esatto, pubblicità di certi cantanti, se non i più famosi, però tanti partivano dalla gavetta, si facevano conoscere nella loro zona, e gli amici nei locali portavano avanti il ballo che facevano sulle loro canzoni.
Quindi proprio il country è nato popolare, nel senso che è proprio stato preso, è stato portato avanti proprio per amicizia, per simpatia, sì, per... ha avuto quell'evoluzione. Possiamo dire che il country che c'era in America si suddivideva nei vari stati dove si sono evoluti i, i vari strumenti. Per dire, la pedastilla è nata in uno stato piuttosto che il dovolo, che ha avuto un'evoluzione in Ohio. L'armonica era un po' più al nord della, degli Stati Uniti, perciò le canzoni country che venivano fuori in base alla zona avevano delle diversità di strumenti proprio. Anche. Erano sempre pochi strumenti, erano, quello che li accomunava tutti era la storia, perché erano tutti cantautori dove parlavano di vita vissuta, molte volte anche tragica. Infatti i primi dischi di musica country commercializzati ancora adesso sono molte canzoni abbastanza lente, quelle più vivaci sono 2 o 3 canzoni su ogni 10 e tutte comunque parlano di vita vissuta, sono proprio i cantautori che parlano e devono raccontare una storia. Resto sempre più affascinata da Igor Pasin, che ce ne racconta tantissime. Io ti ringrazio di nuovo per questa bellissima nuova puntata e poi ti aspetto per la prossima settimana, come aspetto anche voi. Grazie. Alla prossima. Ciao, grazie. My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems.